Alla sequenza di prestigiosi convegni organizzati dalla Fondazione Enzo Rubi si aggiunge quello tenuto nella Sala dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze il 21 ottobre sull'inedito tema della sicurezza del patrimonio librario, presentando l'intervento della Fondazione in collaborazione con DAB per la protezione della Biblioteca Apostolica Vaticana. Perché i libri e perché a Firenze? Carlo Rubi, vicepresidente della Fondazione, ha spiegato che i libri antichi racchiudono in se stessi la forma dell'arte e la sostanza della cultura e per questo sono da sempre prede ambite di ladri comuni e di bibliofili, una categoria che rende ancora più difficile la loro difesa. A Firenze, perché Firenze è la città simbolo del recupero, dopo l'alluvione del 1966, per la straordinaria azione degli Angeli del Fango, giovani accorsi da tutto il mondo per salvare i volumi sommersi dall'Arno in piena. Monsignor Cesare Pasini, prefetto della Biblioteca Vaticana, ha ringraziato la Fondazione, il cui intervento ha permesso di realizzare la digitalizzazione dei volumi più preziosi custoditi nella biblioteca, la più importante dell'intero mondo occidentale. Cesare Ammenti, responsabile dei servizi informatici della Biblioteca Vaticana, ha spiegato le complesse attività necessarie per digitalizzare i volumi, un processo necessario per consentire la loro consultazione anche su internet, senza mettere a repentaglio l'incolumità di opere antiche, uniche ed inestimabili. Silvia Alessandri, vice direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, si è soffermata sulle difficoltà della protezione dai furti, dato che i ladri di libri sono da sempre degli appassionati che agiscono in modi imprevedibili. Considerazione condivisa da Cristina Accidini, sovrintendente del Polo Museale di Firenze, che ha inoltre sottolineato l'importanza del fattore umano per la gestione dei sistemi di allarme, spesso vanificati da incurie e disattenzione degli addetti. Il generale dei carabinieri Muggeo, comandante del nucleo dei carabinieri di tutela del patrimonio artistico, ha esposto un quadro puntuale delle attività del nucleo, che si è occupato con particolare successo del recupero di libri antichi rubati. Ben 11.712 gli esemplari recuperati nel 2010 e già 6.515 quelli recuperati a fine settembre del corrente anno. Ha concluso il convegno Armando Torno, bibliofilo ed editorialista del Corriere della Sera, con un paradossale elogio ai ladri di libri. Figure che hanno consentito più volte di proteggere da aggressioni di vario genere libri preziosi per la memoria dei popoli. Così è successo in Russia, con la biblioteca di Chekhov, salvata in parte dall'invasione nazista grazie ad una donna che portò via ben 500 volumi con una slitta, e per quella di Stalin, della quale si sono salvati 5.000 volumi su 25.000 dalle devastazioni seguite alla caduta dello Stato sovietico, proprio grazie ai furti di un certo Boris, un inconsapevole ladro collezionista. Un mondo affascinante e per tanti aspetti misterioso che la Fondazione Enzo Rubi ha consentito di sbirciare per un attimo, per la gioia degli appassionati e non solo.